Bellissime donzelle di qualsiasi età, benvenute nel mio nuovo appuntamento 4 chiacchiere col tacco più spesa. Oggi è sabato 18 novembre. E vedrete un po' la luce diversa perché oggi stamattina siamo andati io e Luisa a Brescia perché è da tanto che Luisa andava a trovare sua mamma. Allora, già che ci siamo, abbiamo fatto alcune cosine che dopo vi spiegherò più avanti. Allora, com'è passata questa settimana? Diciamo benissimo. Cioè, più che altro per il venerdì, che era il venerdì 17, io non sono così, però, cioè, non è che ci creda, però, tocchiamoci corna. Il venerdì 17 è passato tranquillamente. Di solito quest'anno ci sono successe tutte cose brutte, finalmente almeno venerdì 17 è passato tranquillo. Poi che uno creda o non creda, vabbè, tanto anche quella. Per esempio oggi volevo i siti per volevo prendermi un Gratta e Vinci da 2 euro, ma non andava la monetina dentro, me la rifiutava, quindi che è il destino che non devo giocare, va bene, insomma. E niente, ho fatto il primo. Comincia a far freddo, infatti non so se era martedì o mercoledì, abbiamo trovato in alcune zone nella bassa bresciana le macchine con la brina di sopra con un po' di ghiaccio, quindi era un grado 2, quindi comincia ad andare giù la temperatura, nonostante che al pomeriggio si arrivi anche ai 14 gradi, anche oggi è il sole, 14 gradi, ma la mattina, stamattina c'erano 5 e fa freschino, invece l'altro giorno giovedì è andata a 7, una cosa strana, comunque è andata su e giù. Infatti a nord di qui, tipo a Madonna di Campiglio in Trentino, hanno già iniziato ad aprire le piste per sciare e anche a Tonale hanno già aperto qualcosa, quindi infatti io sì, col sole adesso guardo il Monte Guglielmo, scusate, il Monte Guglielmo che è qua. Dopo Iseo, diciamo, vicino a zone, che è 1957 metri ed è già bianco di sopra, quindi è bello vedere queste montagne lontane la neve, però in pianura a noi non serve perché alla fine è solo un disturbo, meglio che la neve vada di là. Poi basta, quindi stamattina cosa ho fatto di bello, anzi ieri pomeriggio col buio perché sono venuto a casa, ho fatto le pulizie, ho fatto da mangiare. E poi ho detto già che dopo sabato, cioè oggi andiamo a Brescia, nel frattempo sono andato in farmacia, sono andato in posta a tirare i pacchi Amazon che più avanti Luisa vi farà un video e poi sono andato a fare il gas, così stamattina siamo partiti. Diciamo che è una figata questa Brescia-Milano, adesso l'hanno riaperta tutta completamente, praticamente dietro casa noi la prendiamo a Castrezzato e andiamo praticamente fino a Brescia. Brescia, tipo zona via Milano, ci abbiamo messo 15 minuti perché l'hanno aperta. Il tratto l'ultimo che era solo una corsia di marcia, però stavano facendo adesso è due corsie di marcia. Però okay, è considerata autostrada perché è verde e poi si può andare 110, quindi tipo il tangenziale di Milano, così si può andare 110. E poi lì hanno fatto anche la fine della Bremì, quella tangenziale lì, hanno fatto il casello di Castagnato che può entrare direttamente in A4, quindi qua il traffico è aumentato, però adesso è molto più veloce e scorrevole, tipo quello di Ikea, il famoso centro commerciale Ikea, ci arriviamo anche in 10 minuti, quindi con la strada è aperta. E noi facendo la tangenziale di Brescia e questo pezzo di Bremì che è gratuito, a noi ci va da Dio, invece fa la normale, la statale 11 che era un casino di rotonde, traffico. Noi cioè, almeno finalmente hanno fatto un lavoro utile per noi, cioè che serve. Diciamo che io per mio pensiero personale la TAV non serve, è solo un spreco di soldi che bastava potenziare la vecchia linea, però ora fine. Fare Brescia-Milano con la freccia rossa per risparmiare quei mezz'ora lì neanche, per me sono soldi buttati via. Comunque, lasciamo perdere che cose lì, caponiamo un solo di critiche che non servono, perché alla fine il mio pensiero è questo, poi uno può pensare all'opposto, però alla fine non cambia. Inutile fare nuove linee che dopo la struttura base è vecchia, che basta rinnovare quella, vabbè, insomma, lasciamo perdere.
Poi stamattina cosa abbiamo fatto di bello? Ora siamo andati a Brescia, abbiamo fatto un giro al mercato, siamo andati in fumetteria, che Luisa mi ha rapito già in manga perché li sta già leggendo, grazie Luisa, però insomma sono i soldi che avete già visto in altri video, lì la spesa è stata perché abbiamo preso alcune novità, sui 90 euro, sì, credevamo di spendere di più, insomma. E poi sono ritornato indietro, ho detto già che noi mangiavamo a una certa ora, Luisa si è fermata in macchina, io sono andato a fare la spesa e si è mangiato, io ho preso due tranci di pizza, si è mangiati quelli in macchina. Tanto inutile mangiare adesso che faccio un piatto e passo su, troppo alle 5 mangiamo, non serve, non era il caso, quindi si è accontentata così. E basta. E cosa ho fatto di bello al mercato? Al mercato abbiamo preso alcune cose, insomma, che mi servono per il lavoro, perché avendo un ambiente non riscaldato, almeno i piedi, sì, ho i maglioni, però mi servivano questi, e ho trovato che sono, beh, abbiamo preso Totale, che dopo ha dato due paia alle sue sorelle, ha regalato, tra lei, io ne ho presi, mi sembra, 5-6 paia, insomma, vari colori, se vi faccio vedere alcuni, ma non mi interessavano più che altro i colori, mi interessava che erano caldi, sono questi qua, sono proprio, diciamo che, ecco, questi qua sono antiscivolo, sì, perché c'hanno le cose sotto, le palline, non so se si vedono, le palline, e sono doppi, sono quelli imbottiti col pelo dentro. Ok, adesso vediamo se si potranno mettere in lavatrice, spero di sì. Janoir, ma mi dice sì, credo di sì, mi sa, no, non c'è il simbolo della lavatrice, bene, c'è la X, vedremo, li darò a Luisa dopo. E queste userò per lavorare, invece mettere due paia di lana, metto queste qua, sarebbero quelle papuzze di casa, me le metto dentro le scarpe antifortunistiche. E quindi mi terranno caldo, insomma. Ovviamente vedo, costano, sì, scusate, costano 2,50 euro il pacco, il paio, scusate, e ho preso questi qua, beh, i colori più di tanto non è che mi interessavano. Poi c'erano queste qua e infine un altro nero, però perché sono da uomo, sono 43 46 mi sembra, sì, insomma, adesso non mi ricordo le misure, sì, sì. 3,46 te Marco, ispiro, insomma, speriamo che tengano caldo, almeno sono più resistente, perché c'erano anche calze, quelle di lana normale, però pure che con le scarpe antinfortunistiche fanno subito i buchi, no? Allora queste sono grosse, se tanto vengono 2,50 non mi sembra averne pagato caro, cioè normale, insomma. Poi vediamo cosa ho preso per suo papà, un jeans, questi, quelli calibrati, perché suo papà è tipo Bud Spencer, un 67, me li tiro fuori, sono jeans praticamente. Questo non vi dico il prezzo perché è un regalo, quindi. Ecco qua, queste sono quelle di Luisa, anche lei ha, sì, ecco, lei se le prese rosa, sempre col pelo così, questa è da casa ovviamente, sono poi nere e bianche. E non so se sono i miei, non sono sue queste qua, perché hanno un'altra misura, no, non sono, no, queste sono ancora mie, allora ho preso due per lei e una, sì, infatti, una rosa con le rene, rosa, nero, ecco così. Ma che stormo di uccellini che è passato, basta. E questo è quello che abbiamo fatto al mercato, poi nient'altro, e come vi ho detto siamo andati in fumetteria. Boh, adesso vi dico cosa ho fatto. Ah, sono andato in due negozi perché, come sapete, io vado di solito a MD, non è perché tanto i prezzi più o meno sono uguali dappertutto, è perché sono più comodo, c'è un grande parcheggio. Poi sono andato a City perché quando dovete prendere una cosa particolare, tipo cose strane che MD non ce le hanno. Io ho preso alcune cose che vi spiego il motivo perché le ho prese. Ho preso la farina, due pacchetti perché sono da mezzo chilo, Manitoba, la farina grano tipo zero, vedete, questa viene, è riscontata, 0,59, ho speso 6%, 10%, 0,50, 0,53, ecco, questa ho presa questa, ecco questa qua adesso si vede, perché stavolta sono stato un po' largo con la telecamera. Ho preso i due pacchetti così, poi ho preso, ah sì,
room, questo è l'MD, perché mi serve fare un dolce, room scudiero dark, scudiero nero, vabbè, dark, lo sia nero. Questo è l'MD, è un'offerta, l'ho pagato 5,69, se non so, stavo sui 6 euroti, c'era il cartello, room, vedete. Poi ho preso per quella cosa anche sto lievito di birra, lenta lievitazione, 5 bustine. Vediamo se lo trovo perché l'ho messo così. Ecco qua, 0,59 centesimi. Ecco, vediamo se si vede che c'è la luce. Ok, perché vi spiego cosa voglio fare. Domani ovviamente, perché insomma è sera, siamo andati a casa tardi e c'è la pizza che mi aspetta. Voglio fare questo dolce qua, ora vi spiego. Adesso per un anno ci arriva la rivista Bionovente, no? È gratuita, quindi l'abbiamo comprata, Bimbi, e ci regalo per un anno ogni mese mensile Bimbi, non so se si legge, Bimbi, ecco la rivista. Dentro ovviamente non ve lo sto a dire, ci sono una marea di ricette, tutte belle, tutte buone, però ci vuole tempo anche farle. E ho trovato questo dolce qua, si chiama torta babà napoletana. Vi faccio vedere, ovviamente non ho preso ciliegine, ma neanche la panna, però va bene lo stesso, non so se si vede. Vediamo. Ok, ecco questa qua. Luisa ovviamente gli piace anche lei, quindi ci vuole il rum con la farina di strana. Lei è andata nella piattaforma del Bimby e ha scaricato la ricetta sulla chiavetta. Quindi ce l'abbiamo già, basta che adesso devo solo accenderlo e fare l'aggiornamento delle ricette, me la trovo già lì perché sta in attesa. E domani mi farò a posto della panna cotta, voglio fare questa cosa qua. Ah, ecco, questo dolce voglio provare perché dopo nei pacchetti che deve fare il video Luisa c'è un stampo apposta che non vi dico cos'è, com'è, quindi voglio provarlo. Sì, perché la nostra intenzione era quella di fare anche il panettone con i bimbi, ma vediamo. Quello è una procedura molto lunga, adesso non ho ancora letto questo, ma quella sicuramente è una procedura molto lunga perché fare il lievitino, il lievito, ci vogliono molte ore, però almeno l'hai fatto di casa. E ecco, volevo dire, quindi questo è il nostro lavoro, cioè è il mio lavoro che farò domani. Bello sto qua perché ogni mese ci arriva rivista che aggiornamenti cose varie, però ovviamente basta che uno vada sul sito e veda altre ricette perché con questo abbonamento di 30 euro all'anno ti puoi scaricare una marea di ricette come vuoi, insomma qualsiasi ricetta, sapete che voi non vado avanti. Ho fatto una prova sempre col Bimby, ho fatto la panna cotta al caffè, una bomba ragazzi, una bomba, non serve proprio il caffè di moka, basta anche quello Nescafè, quello in polvere. Perché con Bimby ci sono ricette in internet normali che ci vuole anche la di moka, ma il Bimby vuole quello in polvere, il caffè in polvere, quindi una canna, col poi sopra con la cioccolata fusa di sopra fondente, ma ragazzi, no, una roba incredibile, buonissimo, buonissimo. È la stessa cosa di fare la panna cotta, soltanto che devi aggiungere il caffè, praticamente non ci sono altre cose, ma vi garantisco che è una cannonata, l'ho fatta. Il problema è vedere se le ragazze, perché hanno deciso di fare un altro incontro appena prima di Natale, vediamo se sono. Dovrò fare un giro di opinioni, sentire di domande, se gli piace, che inutile faccia la panna cotta caffè, se non la mangia nessuno. Perché l'altra volta ho fatto quella normale, la panna cotta normale, e sono piaciute a tutti, basta può cambiare il sopra, metti la, ho preso anche l'amarena, fragola, il cioccolato, quindi uno può, il gusto cambia come vuole, insomma. Ho divagato molto, andiamo avanti, se no il video non finisce più. Quindi queste cose sono cose che ho preso a City per MD perché mi servivano. Andiamo avanti, poi ho preso i biscotti per Mini, ecco qua, perché come vi ho sempre e vi ripeto sempre, non è il mio cane, ma si trova nella corte, alla sua cuccia, ci fa da guardia. E io lo riparo con i biscotti, ormai è viziato, perché ogni volta che mi vede, se per un secondo non gli do retta subito, si mette a piangere e fa il canguro, nonostante che ha 10 anni sicuro, perché da quando sono qua sono già 10 anni e ha già più, non è ancora, quindi è un cane vecchio, ma riesce ancora a saltare. Ci fa la guardia, quindi lo ripago così. Questo viene 1,69 euro. Mi piacciono, vedo che non mi tira dietro, quindi. Poi, scusate, no, oggi non credo che non vedrete Luisa perché l'ha chiamato un amico per telefono, quindi ciao amico, sai chi sei. Quindi ti saluto, ma lei è andata di là perché devo fare il video, se no, se non lo faccio più. Poi,
Ho preso i soliti due panetti di lievito per la pizza, 22 centesimi, eccoli qua, vedete, ok. Andiamo avanti, un zucchero, 1 chilo di zucchero, 65 centesimi, andiamo avanti, ok. Poi, melanzane, ecco, mi si è rotta la bustina perché ti danno, ti prendi quei bustini là, bustine trasparenti. Ho preso 1 chilo rotte di melanzane, vengono un euro qua, non sono in offerta ovviamente, però non sapevo cosa fare, sempre se le stesse cose, si stufa, 0,49, io le farò in piastra, cioè le taglio con la mandolina, a un tot centimetri, non so, 7-8 mm, non so, 7-8 mm, anche di più, non mi ricordo più, e poi le faccio sui ferri, e poi le metto dentro, metto l'olio e il prezzemolo, e sono buone anche così. Poi, ho preso i cavolfiori, ecco i cavolfiori, vengono 1,39 euro al chilo, non so neanche questo prezzo, però ci piacciono perché ci è venuta la pizza della vellutata o crema di cavolfiori, che con i bimbi, che è una cannonata, poi un altro l'ho fatto per contorno, lo metto in pentola a pressione, diciamo che è buonissimo perché basta aggiungere, non so se adesso mi ricordo a memoria, 500-600 grammi di cavolfiori, solo le punte però, non il bianco che c'è sotto, vabbè, uno può anche mettere quello a pezzi, 200 grammi di patate, e burro, olio, le solite cose, cipolla, mi sembra sì cipolla, adesso non mi ricordo proprio a memoria, e dopo le cucina, va poi a velocità, le frulla, diventa una pappetta, insomma, e dopo metti alla fine. Noi abbiamo l'erba cipollina quella secca, metti sopra, buonina, e poi faccio il pane, faccio a fettine il pane, lo metto in microonde e lo faccio brustolare perché è sempre meglio di quello che lo vendono, che fa schifo. E così abbiamo le nostre, facciamo la zuppetta col pane ed è buonissimo. Poi carote, ho preso 1 chilo di carote, vengono 89 centesimi, ok. Poi il latte, ho preso due perché ne abbiamo 60, il latte intero 69 centesimi, ne ho presi due perché ne ho già ancora in casa. E ho preso per riserva il Pandoro, questo qua che vende 2,69, questo qua era sempre MD, perché sono andato lì, male che vada, non è che è una scadenza breve. E poi ho preso questo qua, io l'ho trovato nella sezione di offerte rosso, però non me l'ha dato nello scontrino, però sono 450 grammi di netto, è 3,49 ed sono funghi misti, buonissimo, questo può servire sempre. Poi ho preso 1 chilo di cipolle dorate, bene, eccolo qua, 0,79 centesimi, cipolle. Poi uova, 10 uova d'H bianca, 1,39 euro, sono convinto che sono aumentate, però vabbè. Poi ho preso, ecco, la panna, cos'è, Montalieve da mezzo litro, e questa ci faccio la panna cotta, ma no, domani, perché voglio fare quel dolce, sono curioso. Poi ho preso, perché Luisa sta settimana, mi sa che fa tanti giorni fuori, mi sono venuto a casa, quindi ho preso 3 confezioni di salame milanese, sono 120 grammi e viene 1,19 euro. Poi per la pizza porca, perché purtroppo quel pesce non ci siamo, non abbiamo avuto tempo perché dopo di cucinarlo e tutto, non abbiamo avuto tempo a prendere le cose, e la prossima volta faremo quelle cose, quindi facciamo la porcata, questo è 120 grammi, 99 centesimi, la spada cotta. E poi io la solita pizza con le specche, questo viene un po' più caro, 59 e 120 grammi, no, 100 grammi, scusa, 100 grammi. E faccio quella col gorgo perché alla fine quella pizza che abbiamo preso non è che sia stata buona, quindi perché come le facciamo noi piene non le fa nessuna parte. Poi i boeri, ecco i boeri purtroppo ragazzi, questo è il pacchettino piccolo, ma c'è quello da 1 chilo, viene 5 euro rotti, io ho preso questo piccolo tanto perché se no la spesa andava a lievitare, però l'abbiamo già aperto, questo viene 1,29 euro e sono 2 etti di boeri, insomma sono buoni, vediamo, sono qua, ecco qua, questi qua, sì, sono buoni, una volta da piccolo mi piaceva vincere, dicevi anche delle cose, vincevi altri boeri, insomma. Poi pesto, ho preso 4 confezioni di pesto, vengono 0,89 centesimi, ho preso sia con l'aglio che senza aglio, tanto ho detto viso che differenza non fa, quindi li ho presi e sono buoni, sono per gli spaghetti, per la pasta asciutta. Poi
ho preso un panetto di burro, eccolo qua, che è da 250 grammi, sì, viene 1,80 euro, il burro è caro, 1,89 euro, d'acqua bianca, no, scusate, Marga Paradiso. Poi ho preso una scatoletta di sgombro, che se la trovo, eccolo qua, 99 centesimi, sgombro, ok. Poi ho preso anche questi, è un reparto rosso, cioè perché all'entrata vicino a Verdure c'è tutto un scaffale, c'è tutte le promozioni. Io l'ho preso, vabbè, comunque è stinco, viene, stinco maiale viene 3,99, sì, non è che siano per due persone basta, avanza, non sono grandi. E poi ho preso questo qua, che viene cotechino, sì, no, cotechino, e viene un 2,89 euro, scusate, ecco, anche questo è nel reparto lì, ma non capisco il motivo. Poi basta, mi sa, anzi, ho preso i cracker 0,99 euro, 99 centesimi, quelli salati. Perché il piacere, perché lì questo ho preso al City, perché ovviamente sapete chi non ha testa a gambe, sono dimenticato a prenderli, e quindi li ho presi dall'altra parte. Boh, è durato anche troppo, siamo sui 21 minuti rotti, quindi io vi saluto, spero che vi sia piaciuto, mi spiace per Luisa, ma è al telefono, quindi non volevo disturbarla, come solito vi dico carissime donzelle, vi saluto, come vi ho già ripetuto, perché ho la Teresina dalle nostre parti, chissà cos'è la Teresina, lo sa, e dovete commentare, non dovete, se potete commentare meglio, fate domande come volete, sono proprio stupido, scusate, commentate e iscrivetevi se volete per Luisa, che è brava, perché adesso ha fatto un capolavoro che più avanti lo vedrete, e mettete like, condividete. E basta, quindi il video termina qui. Bellissime donzelle di questa città, statemi bene e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti e soprattutto grazie di supportare i miei video.